già pubblicato. Sono dunque alloggiati all'hotel Villa Sicania Siculiana 72 migranti in quarantena. A seguito di ciò il sindaco di Siculiana Leonardo Lauricella ha emesso un'ordinanza che vieta la fuoriuscita dalla struttura. Nell'ordinanza di Lauricella si legge: per l'intero periodo di durata dell'emergenza sanitaria nazionale derivante dalla diffusione del virus Covid-19 è vietato nel territorio comunale il transito di qualsiasi migrante, attesa la possibilità di individuare la possibile insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, con particolare riferimento al Covid-19. Oltre ai migranti, anche gli operatori della struttura dovranno rispettare la misura dell'isolamento obbligatorio in quarantena. Si ordina inoltre ai migranti l'obbligo di rispettare la quarantena fino alla data del 26 aprile prossimo, salvo diversa successiva disposizione. Ascoltiamo in proposito il sindaco Leonardo Lauricella. L'arrivo di 72 migranti presso il centro di accoglienza Villa Sicania ci ha colto tutti di sorpresa. Infatti, senza alcuna informazione preventiva e quindi a cosa fatta, sono stato informato telefonicamente dalla prefettura della presenza di 72 ospiti presso la struttura. Ho protestato energicamente per questo mancato preavviso, ritenendolo una mancanza di rispetto non solo nei miei confronti in quanto sindaco, ma soprattutto una mancanza di rispetto e quindi una mancanza di sensibilità nei confronti della comunità siculianese, che riconosco avere tenuto in questo momento di emergenza Covid-19 un comportamento esemplare di buonsenso non solo come persone ma soprattutto come cittadini. Non meritavate una simile vastasata. Sì, proprio il termine che bisogna adoperare è questo, è stata una vastasata e per questo sono incazzato come voi e forse più di voi. Ma come al solito, con tempestività stiamo mettendo in atto le dovute contromisure. Ho detto stiamo perché l'azione dell'amministrazione comunale è condivisa e sostenuta da tutte le forze politiche presenti a Siculiana.